Bella ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Pikmin. Scorsa parte siamo tornati all'ombelico della foresta dopo aver finito la foresta della speranza e abbiamo preso due tesori, mi pare. L'obiettivo era prenderne tre, ma ne abbiamo presi solo due per il semplice fatto che uno lo abbiamo abbandonato per strada, quindi è praticamente preso. Adesso che guardo, abbiamo fatto una strage di blu. Ce ne avevamo abbastanza, ma adesso ne abbiamo 131, che sono pochini, contando che poi abbiamo anche la fonte remota da fare e serviranno pure qua i blu. Però se ci va bene, i blu li riusciamo a recuperare. Tra l'altro un commento mi diceva di dare tutti i cadaveri o robe dei gettoni così ai rossi. Il problema è che momentaneamente mi servono i blu. I rossi 278 penso vadano anche abbastanza bene, ma i blu no, perché mi serviranno. Comunque penso che verso la fine del gioco riusciremo ad arrivare anche sui 300 rossi, li passeremo i 300, quindi tranquilli. I gialli non mi servono a niente praticamente, quindi li lascio così per adesso. Ombelico della foresta, mi mancano quattro tesori, wow. Abbiamo detto che sono tre, perché uno è già praticamente preso. E infatti è lì, l'ho scaricato lì, perfetto. Ed era tra l'altro quello del laghetto delle rane. Allora, per sicurezza, fatemi vedere, qua cos'è sta roba? Ah, qua sono tutti seppelliti. Infatti ne abbiamo abbandonati un bel po' la scorsa volta. Perché qua sono seppelliti anche loro? Però sono seppelliti tutti questi e sono blu, ce ne sono 16 addirittura. Lì c'è il tesoro che abbiamo lasciato a metà, che fa tutto il suo giretto del cacchio. Là c'è la molla che si riesce a prendere. Qua ci sono due battaglie boss e sono il problema principale di questa parte, perché non mi ricordo come sconfiggere questo boss. Questo sì, però non ci siamo arrivati, quindi come zona è nuova. Sarà bello, sarà un bel casino più che altro, per il fatto appunto che dobbiamo anche liberarla quella zona. Allora, intanto, questo qua me ne dà 40 e voi andate su. Poi coi gialli, quanti ne prendo? 30? 30 gialli, mi tiro su due bombe perché mi servirebbero un paio di bombette. E con loro invece 27. Perché 27 basta? Ah, e tre sono seppelliti, va bene, dai. Andiamo là alla molla. No, cos'è? Perché è tornato l'eruptor? Perché sono... Oh, quanti eruptor ci sono? Allora, qua ci sono tre blu seppelliti. E ok, ci siamo tutti. Tiriamo giusto ponte, in modo che loro possano andare a prendere la molla. Oh, è arrivato anche il coso, perfetto. Quindi da adesso parte la caccia ai tre tesori. Filtranti di Ossina, le leggi dello spazio impongono a tutte le navi di eliminare gli agenti inquinanti e io non l'ho installato, quindi mi ritireranno la patente, spero, anche per come è guidato all'inizio. Ancora 13 pezzi, va bene. Allora, voi prendete un po' di bombe. Dove va? Che cacchio fai? La bomba devi prendere. Qua abbiamo finito il ponte e il ponte lo cosiamo coi rossi. Mandiamo i rossi perché ci sono gli eruptorigni. Perfetto, ci siamo tutti? Allora, c'è una zona. Qua ci sono i cosi. Lo sapevo, maledizione. Aiuto! No, ma non mi bastano. Ma io dove le recupero le bombe? No, sti cosi devono morire male. Quanti ne sono morti? Un bel po'. Ottimo. Guarda questo, cosa fa? Ma te da solo, guarda che sfaticato. Allora, questi blu, non mi servono più i blu. Adesso andiamo giù con tutti i rossi. Tutti i rossi che andiamo a fare le battaglie. Più che altro mi servirebbero quelle bombe, perché è una bella battaglia quella. Va bene, molla. E siamo a due tesori che ci mancano. Propulsore gravità. Questo strumento antigravitazionale permette alla dolphin di navigare dolcemente nel mare di stelle, come un delfino. Si chiama Dolphin. Ancora 12. Rimane sempre il problema che quelle bombe mi servono. Ah no, ma il boss non sta di qua. Il boss è giù di qua. Ma guarda te, ma io stavo buttando giù questo, ma il boss è lì dentro. Che non c'è, se vedete non c'è nessun boss, eh. Ma tranquilli che appare. Guarda quella rana là, brutta schifosa, mi guarda. Allora, qui non ci dovrebbe essere acqua teoricamente, quindi blu non mi servono. Non me la ricordo bene sta zona. E già va male, però ci sono i geyser, quindi... Cos'è? No, 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 calmi. E sì, no, prego, eh. Cosa? Oh, aiuto, rana del cacchio, ma non ti devi azzardare. No, sta rana, ma maledetta, schifosa, devi morire brutalmente. Ok, ci siamo, eccolo. Allora, non mi ricordo come si... Va bene, l'avevi ribaltato. Allora, questo boss è il fungo. Non mi ricordo bene la sua mossa. So che va ribaltato, praticamente. Ok, forse muore. E allontanatevi tutti. Questo non ce l'ha fatta. È diventato un Pikmin... Era diventato un Pikmin fungo? Ah, questa non me la ricordavo. Ho trovato lo stabilizzatore Omega. No, no, non me la ricordavo proprio. Cioè, io mi ricordo che poi si era buggato il gioco qua, mi dava più Pikmin di quanti ne avessi. Era stranissima come roba, però... Non ci ho capito molto. È assolutamente necessario se voglio che la mia nave torni a volare in perfette condizioni. Mi ha guidato innumerevoli tempeste spaziali e un gioiello. E l'avevi lasciato in giro, tanto quindi che se ne frega, no? Ora qualcuno mi dice come faccio a prendere sta zona. Ok, la situazione non è proprio quella delle migliori. Ma proprio per niente. No, questo è un problema. Ma guarda. No. Oh, che bello. Che bello, dobbiamo tornare? No, dimmelo che dobbiamo tornare, perché tanto è una bella giornata. Allora, fatemi vedere, qua non c'erano delle bombe? No, ve lo dico
gioco subito, eh. Se dobbiamo tornare, non credo che farò un'altra giornata. Piuttosto preferisco ricominciare questa giornata. Ovviamente voi non vedete il tutto perché è quello che avete già visto. Perché il muro da buttare giù è questo. Intanto arriva anche il coso. No, ma non ce la facciamo. Stabilizzatore Omega e l'aletta della Dolphin è un po' ammaccata, ma dovrebbe funzionare. Ho fatto grandi passi avanti nella riparazione della Dolphin. Con questo potrò nuovamente volare, anche se non recupero tutti i 30 pezzi. Questo non so cosa voglia dire. Ok, 18 pezzi, ancora 11. Però qua non ce la facciamo. Poi questo è un muro da 6, quindi ho sprecato anche il coso per quell'altro muro e non andava bene. Questi schifosi me ne hanno tritati un sacco. E la giornata è finita. Ottimo. Non ce la facciamo. Però, come ho già detto, non sto... Cioè, io lo rifaccio, guarda, continuo a prendere fuoco. Devo organizzarmi meglio, più che altro la giornata. Guardate, sono riuscito a tirare giù quel muro e ancora ce ne avanzano un bel po' di giorni. Che non sono giorni, ma sono tempo. Come vedete, tutti i cadaveri sono in giro, ma chi se ne frega dei cadaveri per adesso? Perché abbiamo solo un boss da prendere. Un tesoro ce l'abbiamo qua sotto casa. E loro qua intanto si portano il loro ben di Dio, quindi perfetto. Portate tutto, muovetevi. Poi andiamo a prendere anche quello. Forza, forza, adesso ce la faccio. Mi sono organizzato male perché ho preso i blu, che non mi servivano in realtà. Mi servivano tutti i rossi. I blu li ho buttati lì a fare il coso. Va bene, questa l'avevo già preso. I blu mi servivano giusto per fare il punticello. Che poi nemmeno, perché non sono obbligatori per forza i blu. L'importante sono i rossi se non avete sconfitto i nemici, perché è una zona zeppa di fuoco questa. Quindi forza, due tesori, un boss da battere. Il muro l'abbiamo già tirato giù, quindi mi servono i rossi perché ci sono comunque le fiamme lì in giro. Stabilizzatore Omega, la lettera dalla Dolphin è un po' ammaccata, ma dovrebbe funzionare. Va bene, questa l'avevo già presa. Forza, muovetevi con sta roba che andiamo a prenderlo. Ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Stavolta sono sicuro, ce la devo fare. Forza, siamo 100 rossi. Qua purtroppo se rimangono i cadaveri... Amen. Non... volevo dargli ai blu, però non ce la facciamo. Quindi, boss, chi sei? Lo sapevo! Allora, questo boss è rompipalle. Perché vi schiaccia un boncello di Pikmin, ma non me ne frega niente. Muoiono. È il boss pignatta questo, perché dovete colpire la palla principale. Quindi se avete gialli... Va bene, ce l'ho fatta. Satellite guardia. Nel profondo dello spazio ci sono molti pericoli. E questo satellite automatizzato protegge me e la mia navicella. Dormirò meglio la notte, sapendo che questo satellite veglia su di me. Ora dovete volare alla base proprio. Dovete volare, tirate su tutto quello che potete. Fregatevene. Ma dovete volare. Non posso fare un'altra giornata qua, non posso. Perché sarebbe tempo sprecato, non ce la facciamo, ti prego. No, ti prego, non puoi. No, non, no, ti prego, non puoi dirmi così. Non puoi. Guarda te che sfiga. Abbandonati 72, grazie, per forza. Che sfiga, dobbiamo rifarla ancora. Ah, non mi arrendo, finché non li prendo tutti e quattro non vado avanti. Lo dico più che altro perché se dovessi prendere un solo tesoro la prossima parte, sarebbe una parte inutile, perché sarebbe solo da andare lì, prendere quel tesoro e boom. Quindi ora ho un'altra idea. Questo non mi era mai capitato. Questa è proprio la peggiore delle cose che poteva capitarmi adesso. Stava andando bene, giuro. Abbandonati 99 e uno perso in battaglia. 100. Allora, forza, in questo momento siamo in netto anticipo sull'orario, dai. Vediamo piuttosto di aumentare i blu, ce la facciamo tanto. I tesori sono arrivati tutti, questo era l'ultimo. Satellite guardia, mi ha protetto dai pirati spaziali tantissime volte. 19 pezzi su 30, ancora 10, 10 sono lì. Qua smezzateveli, blu, rossi, non me ne frega niente. Basta che andate a casa. Forza, forza, 19 siete, forza, tutti quanti. Voi non ce la fate, bravi. L'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatta. Non è stato il risultato migliore che potessi fare. Ho perso un sacco di tempo, più che altro all'inizio, perché dovevo dissotterrare i blu che erano rimasti dal giorno prima. E quelli mi hanno creato un po' di danni. Terana per stanotte rimani a bocca asciutta. Guarda come si dispera, poverina. 9 giorni dall'impatto, ho notato che a volte la foglia sulla testa dei Pikmin diventa un bocciolo e poi un fiore. Se non raccolgo i germogli dei Pikmin, questi col tempo fioriscono. Affascinante, questa fusione tra caratteristiche animali e vegetali certamente unica nel mondo naturale. Sì, come ho già detto, se li lasciate sottoterra poi
diventano fiore. Scoperto che i Pikmin fiore hanno un'agilità maggiore. Inoltre, quando sei di corsa, una buona strategia è tenere premuto A e chiamare il Pikmin fiore in avanti. Ho imparato che se mi lasciate indietro l'andare avanti dura giorni. Ok, bla bla bla. Non me ne frega niente. Perso in battaglia 21, la maggior parte contro il ragno. Però, come vedete, 324 rossi siamo andati sopra. E 173 coi blu, ne aver recuperato qualcuno. Potevo fare un po' più di blu, ma fa lo stesso. Dai, basteranno per questi giorni. Anche perché comunque la fonte remota è tosta. Non solo nel lato acquatico, ma anche nel lato terra. Ma sono contento. 1:03 di registrazione, mai fatta. Perché di solito con Pikmin prendo, faccio la mia mezz'oretta, 40 minuti, massimo proprio 40 minuti, forse non li ho mai fatti. E via, la giornata è finita. 1:03, l'ho dovuto fare 5 volte sta parte. Però davvero sono contento perché l'abbiamo finita, quindi 3 aree sono complete. Ci manca solo la fonte remota. Dalla fonte remota ci andremo alla prossima parte e vi farò vedere che zona è. Perché, se ci sarà da ridere. Voglia. In ogni caso, ci vediamo alla prossima parte su Pikmin 1. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Aspetta, arriva. Pedo! 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 Pedo